Monica Micozzi, che è contenta del risultato, ma solo di quello, perché dice ci vorrebbero degli altri rinforzi per fare meglio con quest'Inter, non i rinforzi che sono arrivati l'estate scorsa. Che io nel frattempo ho chiamato una maestranza perché ho bisogno di qualcosa. Grazie, vado a porre. Scusi, ma in versione Pignolini oggi. Mi mandi poi la fattura all'indirizzo solito. Ragionamenti di maestranza. La intesti pure Roberto Monzani la fattura. Sì, immaginavo. Sarebbe un suicidio spendere tanti soldi per Tevez. Mi domando, Donato Di Rella, ma Tevez non gioca più? E se non serve più a Manchester City, perché dovrebbe servire a noi? Secondo me Donato non è proprio così, te lo dico, non funziona così. Funziona che ha vagamente litigato con il Mancio e quindi, siccome il Mancio non è che è uno che torna indietro sui suoi passi, lui non ci torna perché magari è un po' più orgoglioso ancora di Mancini e la storia è finita lì. E ovunque andrà Tevez, e torniamo a quello che volevo dire prima, gol annullato per fuorigioco. Nel frattempo, ovunque andrà Tevez, ricordatevi una cosa, andrà dove guadagnerà di più. Sì. Questo. O dove avrà l'affare migliore dal punto di vista economico, punto. Il club, lui o quant'altro, ma è sempre solo un fatto economico, non è un fatto di amore, amicizia, fiducia, perché negli affari l'amore, l'amicizia e la fiducia contano 0.1. È proprio necessario acquistare Kučka, dice, sarebbe un doppione. Io punterei su Asamoah dell'Udinese, che, caro Donato, è un attimino in Coppa d'Africa, che sostituirebbe bene Muntari insieme a lui in Coppa d'Africa. Poi, se vogliamo un centrocampista di valore, insomma, bisogna aspettare solo che il Barça venda Iniesta oppure Xabi Alonso del Real Madrid. Commentamelo tu, Alessandro. Ti voglio dare un minuto perché Donato vuole sentire la tua opinione. A questo punto Messi compriamo, perché sì. Accontentarci. Facciamo di fare il centrocampista Messi. Andiamo Messi. Secondo me fa bene anche il centrocampista Messi. Anche Cristiano Ronaldo. Salve, sono un vostro abbonato, spero che abbiate seguito cosa ha detto il direttore di Tutto Sport in linea in diretta a Controcampo su Italia 1. Alessandro l'ha seguito, tra l'altro. Io no, in realtà, però mi hanno detto di rimbalzo. Sì, no, perché onestamente ho di meglio da fare a quell'ora che non guardare Italia 1. Pare che abbia denigrato il nostro allenatore, voi sapete che peraltro Claudio Ranieri è stato oggetto di una singolarissima e forse unica campagna diffamatoria ai tempi in cui era l'allenatore della Juventus, da Tutto Sport, per farlo mandare via. Al suo posto è arrivato Ferrara, il Guardiola italiano, poi è arrivato Del Neri, che Zaccheroni, tutta una serie di allenatori. Mourinho italiano. Fatto sta che così in alto come quando l'ha portata Claudio Ranieri negli ultimi anni la Juventus non c'è mai nemmeno arrivata vicino. Ricordiamo che Claudio Ranieri se n'è andato dopo essere stato eliminato agli ottavi di finale Champions League dal Chelsea, che arrivò in finale lottando fino all'ultimo peraltro con la Juve, e essere arrivato secondo in campionato, la Juve non è mai nemmeno andata vicino alla Champions League. Questa è la verità, questa è la verità, insomma è un fatto di numeri. Come il problema era lui, evidentemente poi i due si sono un po' ricreduti. E questo giornale continua con la campagna nei confronti di Claudio Ranieri. Ieri pare che abbia chiamato questo personaggio, questo De Paola, denigrando fortemente il nostro tecnico nonostante le... Ma sì, ma cosa vuoi dire? Sette vittorie consecutive. Ragazzi, ma adesso vogliamo entrare nel merito di quello che scrive Tutto Sport tutti i giorni? No. Veramente. Non entriamo neanche nel merito perché ha fatto una campagna, credo, veramente fortemente diffamatoria, ben di più che per... Lei ha ordinato del frappè prima, perché è arrivato il ragazzo del bar. Sì, gentilissimo. La colpa non è del mister. Lui fa quello che sta facendo sulla qualità del gioco, no? Con l'organico che ha. Io accetterei la proposta di scambio tra Forlan e Lucas, scrive Forlan e Lucas, scrive Giuseppe Villavecchia. Sì, non è non c'è un'altra proposta di scambio, cui... ragazzi, ma adesso voglio dire, ma diciamo delle cose assurde, dai, perché figurati se scambiano Lucas, che ha un 92, con Forlan, che sicuramente è un grandissimo giocatore in Sud America, ma per ovvie ragioni anche di carta d'identità non può avere lo stesso prezzo di Forlan. Poi, per l'amor di Dio, si può inserire una trattativa, un altro discorso, ma io non credo che Forlan voglia andare via dall'Inter, assolutamente. Vedrete anzi il valore di Forlan, sono sicuro che verrà fuori. Se Tevez vale 30, Motta ne vale 20, al massimo 17. Ci vuole un grande campione, uno che gioca nel punto nevralgico del campo. Bisogna purtroppo spendere parecchio, scrive Fabio Chiesa. Ancora lui.
Romolo da Tuscania, carissimo presidente, l'Inter non può giocare a San Siro. Il manto erboso fa schifo, si scivola di continuo con il rischio di danni fisici per i giocatori e partite falsate da un campo scivoloso è dir poco scandaloso. Bisogna fare qualcosa di definitivo oppure costruirci uno stadio di proprietà come si deve. È impensabile che nel 2012 si debba giocare in queste condizioni. È il pensiero di Romolo da Tuscania. E adesso noi abbiamo deciso, voi sapete che Radio Piano è una trasmissione dove a volte mettiamo anche in maniera tangenziale degli altri argomenti dello scibile umano che ci appassionano o in qualche caso non ci appassionano. Sì, questa volta l'angolino dei grandi campioni del passato sudamericani dietro un suggeritore molto influente che imperversa nella nostra redazione, che ci ha suggerito proprio da cui il nome suggeritore, questo talento. Andiamo a vederci questo gol che per la verità è ripreso. Non sembra molto attendibile, è ripreso da una televisione. Di informazione era anche A, il soprannome di Claudio Chiappucci, B, l'affarino che è andato in voga per un paio d'anni, non so se lo ricorda, quello con due bacchette, un filo e un cosino di gomma in mezzo che bisognava far saltare. Non ricordo. Una moda assolutamente passeggera, a cavallo degli anni 90. Faceva lei nelle isole greche che frequentava in estate. No, era diffuso proprio in tutta Italia in maniera capillare, quasi virale, per usare una espressione del marketing. Ti piace il marketing. 2.0, va detto che lei all'epoca era arruolato con la legione straniera e quindi non frequentava il sacro suolo italico. So che ha una ghiottoneria. Sì, c'è Britos che vuole esserci con l'Inter. Britos dice: io farò di tutto per esserci con l'Inter, voglio essere già con, perché mi mancano i 90 minuti e soprattutto mi manca il grande pubblico del Napoli. Ti sei spaventato, non sapevi dove gioca Britos? No, mi ero perso. Però bisognerebbe, come dire, ricordarti quell'animale, per esempio quello con gli zoccoli. No, nel senso che in questo tourbillon di mercato pensavo fosse andato, non so, anche lui al Novara, che sta un po' comprando, vendendo tutti, piuttosto che passato dal Genoa. È una stagione attraente, stiamo facendo benissimo in Champions, un po' meno in campionato. Quanto ci vivrà ancora il Napoli con questa cosa della Champions League, Ale? Sono convinto che il vero obiettivo del Napoli sia la Coppa Italia e che mercoledì sera sarà una partita tre volte difficile proprio per quello. Il loro vero obiettivo è la Coppa Italia, perché una finale gli darebbe la garanzia della post Europa League. Il campionato non si è messo in quella maniera, a quello punteranno, l'Europa League, e quindi vedremo. Insomma, Chievo-Siena non sono avversari imbattibili e quindi punteranno a vincere con l'Inter per potersi giocare una finale chissà contro la Lazio, contro la Roma o la Juve o il Milan o chi per lui, insomma, o chi per loro. Quest'oggi il nostro telefono piange un po', nel senso non è ancora squillato. Non è che abbiamo tolto le linee, semplicemente abbiamo cercato di coinvolgere una serie di ospiti VIP di cui però non è carino fare il nome, ma che per vari motivi non ci hanno risposto. Non è che carino Barack io, Obama, per esempio, non ha potuto arrivarci. Monti, che avevo chiamato il presidente del consiglio per chiedergli in diretta quella cosa del gesto di Pazzini, non ci ha risposto nemmeno lui. Fanno vedere i gesti di Pazzini il presidente del consiglio. Potevamo, sai che cosa? Avere un contatto con chi preparava la scaletta, potevamo farlo vedere. Invece anche questa cosa ce la siamo persa. La scaletta non è riuscito a pensare a questo. Non è riuscito a leggerti nel pensiero anche questa volta. Penso a poi ai limiti di chi lavora redazionalmente. Ma mentre tra una ventina di minuti, appena finisce la trasmissione, ci sfideremo a colpi di bacchettate sulle dita, proseguiamo ora con la lettura dei messaggi, leggendovi quello di Angelo da Isernia, il quale dice: caro presidente, il mister Ranieri, nonostante una squadra mediocre, che brutta parola, ha fatto un miracolo recuperando tantissimi punti. Ieri sera l'Inter, non meritando la vittoria, ha vinto, ma i problemi sussistono. Allora la prego, ascolti i messaggi dei tifosi e non continui forsennatamente a indebolire la squadra. Questo ci scrive: non venda Thiago Motta, non compri Kučka, lasci svincolare Kivu. Insomma, io a voi della redazione vi esulto a leggere i messaggi dei tifosi che a volte contengono consigli d'oro, penso stesse per esorto. Comunque sia, vabbè. Va bene, noi prendiamo atto, non siamo d'accordo per certi versi con le tue considerazioni, però sono anche i tuoi pensieri ed è giusto che vengano esternati. Antonio che dice: è molto apprezzabile l'autocritica di Ranieri sul gioco espresso, in modo che si stimoli la squadra a fare meglio.
e si tenga alta la concentrazione anche dopo il derby vinto. Mercoledì sera ci sarà il Napoli in una partita difficilissima in trasferta su un campo in un ambiente molto difficile, ma che bisognerà cercare comunque di vincere. Giusto, infine, cercare di invitare sempre la gente allo stadio, di promuovere gli abbonamenti per il giorno di ritorno. Tutti sperano che qualche volta a San Siro si tornerà a giocare la domenica pomeriggio dalle ore 15. E ancora il messaggio da parte, sono arrivati tanti, c'è quello per esempio sempre di Michele da Ginestra, che se la prende un po' con Mister Ranieri e noi non possiamo leggerlo perché usa toni poco urbani. C'è anche il messaggio, questo non si può leggere, ci sono messaggi SMS che arrivano con Napoli mille colori, giustamente per entrare un po' in clima con la partita di mercoledì. Hai ragione, mai contestare questi ragazzi, è stata una vittoria di tutti. Forza Inter, viva Inter Channel, il bel gioco arriverà con il miglior Snyder, Luca da Genova.